Buongiorno, sono Marinella Gagliardi Santi. Vi presento il mio ultimo libro, Chi ce lo fa fare di andar per mare, edito da Il Frangente e illustrato dai disegni di Davide Besana, che ha colto i momenti più emozionanti, divertenti e anche poetici della narrazione di un viaggio da Genova sino a Legadi e ritorno. Chi sono i protagonisti di questo viaggio? C'è il mio skipper, imperturbabile skipper Rinaldo detto Dado, che è anche mio marito, e poi c'è la nostra barca vela, Viscaia detta Viz, sempre pronta a scatenarsi. Qualcuno dirà: marito e moglie, barca vela? Beh, diciamo che siamo un equipaggio abbastanza consolidato, visto che abbiamo girato parecchio, soprattutto in Mediterraneo. Non solo lungo le coste dell'Italia, le isole italiane, ma dalle Baleari alla Turchia, passando per Tunisia e anche Malta, le isole greche classiche, le isole greche dello Ionio. Allora, in questo viaggio ci sono momenti di vario tipo, come vi ho detto prima. È chiaro che quando si lascia un ormeggio, l'avventura è dietro l'angolo, ben lo sa chi va per mare. E quindi cosa può succedere? Ma può succedere un po' di tutto. Il momento peggiore può essere una burrasca che si scatena quando siete in prossimità delle Bocche di Bonifacio, ma per di più di notte, e contemporaneamente avete un guasto, non funziona più la volgifiocco, quindi siete troppo invelati e la barca è troppo sbandata. Bisogna chiaramente ricorrere ai cinturini di sicurezza, poi si è in due come equipaggio, quindi c'è da lavorare parecchio. Altri momenti, ma un altro momento inizialmente tanto piacevole, quale quello di avere un gennaker issato per 80 miglia senza randa che vi porta velocissimi, quasi un sogno. Un sogno del quale eravamo veramente orgogliosi, ma poi al momento di ammainarlo, quando ormai sei quasi in porto, non si fa ammainare. E gonfio ribelle vuol portarvi sulla strada, dove ci sono macchine, spiaggia, dove voi vedete ostacoli a non finire, e quindi c'è da fare parecchio per domare questo mostro ribelle. Abbiamo detto anche momenti divertenti. Vi cito solo il più buffo. Siete immersi in acque limpidissime, state nuotando e vi dite: ma che bella che è l'acqua al largo, è blu che più blu non si può. Poi vi domandate con meraviglia: cos'è successo? È diventata marrone? Mentre lo skipper vi grida dalla barca: stai ferma, non salire a bordo, che spavento, cosa succede? Qualcuno ha aperto una sentina, l'ha svuotata e voi vi trovate immersi a nuotare in galleggianti. Che potete ben immaginare cosa sono. Anche momenti poetici sono presenti nella mia narrazione, li lascio alla vostra lettura. Ora vi ricordo che stiamo per lasciare gli ormeggi, che Viz è pronta a salpare, siete invitati a bordo, l'avventura è dietro l'angolo.